Amici sportivi del Varesotto, buongiorno a tutti gli appassionati del calcio. Siamo al centro sportivo del Bosto, quindi a Capolago di Varese, per la finale playoff tra Belfortese e Trevalli. Due ottime squadre che sono arrivate qua lungo un campionato che è durato ben 8 mesi, fatto di tante partite, tanti risultati belli e tante emozioni. Oggi chiamata senza ritorno per una delle due. Diamo le formazioni, iniziamo con la Belfortese, sono qui con l'amico Adriano. Vai Adriano. Belfortese che si schiera con Marcon in porta, Tenconi, Bagarotti, Rovisetto, vicecapitano, Pisciottu, Beretta, Andrea, capitano, Banidele, Campiotti, Ambrosino, Bonanni, Lombardo. A disposizione Pucci, Vista, Giardini, Paluarini, Caprotti, Dogi, Pillon. Allenatore signor Epifani. Da Trevalli, il Trevalli gioca con in porta Chiesa, Gandini, Dozio, Gilardi, Napoli, Bellini, Confeggi, Lodino, Marchesi, Berlinghieri, Tansini. In panchina a disposizione Greco, Ghiringhelli, Morrone, intagliatore Castellotti, Pastorello e Zanini. Allenatore Caporali, arbitrerà il signor Liuzzi di Milano. Postando una bella azione adesso sulla destra col terzino, cross in aria. Attenzione, liscio in aria da Trevalli. E Chiesa che fa su il pallone, un pallone che stava, non si capisce bene. Stava in area di rigore. Bastava una spizzicata ed era gol. Parte la palla, la fa sua. Bravissimo Chiesa, un uomo esperto per queste categorie, lui è un portiere importante. Importante nell'uscita, la sicurezza al reparto, fondamentale. Bambilè, ancora Bambilè. Molto agile questo giocatore. Cross basso, attenzione, si avventa la Belfortese. Belfortese che ahimè sbaglia un gol già fatto. Bonanni. Marchesi parte da dietro, è nettamente bene, si gira ma viene fuori un tiro passaggio che Marco non ha nessun problema a far suo. Magarotti che mette Lombardo, va giù e calcio di rigore decretato dal signor Liuzzi di Milano. Spiazza il portiere Chiesa, Lombardo porta in vantaggio la Belfortese in un attimo in cui la Belfortese non stava dando il massimo. L'arbitro fischia la fine del primo tempo, manda tutti a rinfrescarsi negli spogliatoi, caldo quasi torrido, partita non facile per tutte e due le formazioni, fino adesso un pari ci stava, solo l'episodio lì un po' veramente ingenuo ha fatto la differenza. Partito il secondo tempo, vediamo subito un lancio sulla destra. Il Trevalli che spinge, va all'attacco come giusto che sia, respinge bene la difesa del Trevalli, palla sempre però alla Belfortese che con 1-2 rapido, veloce, tiro del numero 10, Bonanni, raso terra di precisione verrebbe da dire e inchioda Chiesa, risultato sul 2-0, bello 1-2 col numero 7 della Belfortese ma di Banidele. Che manda il compagno numero 9 Ambrosino che punta a Napoli, attenzione in area di rigore, Ambrosino se ne va bene, mette a rimorchio e ancora 3-0 per Lombardo, bellissima azione questa della Belfortese. Vediamo intanto che il portiere della Belfortese Marcon mette la barriera, Berlinghieri tocca per Confeggi che prova da distanza ma facile palla per il portiere Dozio. Che prova un cross a cercare Marchesi, ma impreciso, diventa un tiro. Hai visto? Sembrava un tiro innocuo, alla fine ha messo in grande difficoltà il portiere Marcon, che comunque, come al solito, vigile, grande colpo di reni e palla in angolo. Un grande aggancio, grande giocata di Banibale che si smarca di Tarco, 1-2 Banibale, grande giocata, attenzione, in aria, batti e ribatti, tiro, respinge benissimo il portiere del Trevalli, Chiesa. Cerca di imbastire l'azione ma perde palla su pressing da Belfortese, va davanti con Lombardo, vede l'inserimento del suo compagno molto bene, esce Righi. Grande giocata della Belfortese ma altrettanto bella risposta del portiere Chiesa. Ed ecco Marchisi conquista palla, la passa al proprio compagno di reparto, grande recupero da parte del difensore Lovisetto. E poi un inizio ripresa devastante per quanto concerne... E guardiamo il quarto gol
in pieno recupero, Chiesa non prende bene il tempo al giocatore della Belfortese che suggella questa partita con quest'ulteriore gol, 4-0. Ecco il fischio triplice del signor Liuzzi di Milano, ricordiamo Belfortese batte 4-0 il Trevalli.